Buonasera, benvenuti a un nuovo numero di replay dallo studio centrale di TV6. Sono le ore 21, classico appuntamento del lunedì. A 48 ore dalla bellissima partita che il Pescara ha vinto contro il Pisa, la squadra di Zauri vince e convince anche sul piano del gioco. Il pubblico si sta divertendo in queste ultime partite casalinghe. È vero che manca un po' di continuità di risultati dopo il 4-0 con il Benevento, si è perso a Castellammare di Stabia, ma nuovamente all'Adriatico la squadra di Zauri ha offerto una prestazione convincente sul piano del gioco. Il miglior attacco della Serie B, a differenza dei tanti gol subiti dalla squadra biancoazzurra, anche se la porta di Castrati è rimasta inviolata nella gara casalinga con il Pisa. Gara che poi ci ha proposto anche l'innesto di diversi giovani, quindi linea verde di Zauri, che ha inserito tanti ragazzi, Bettella e Zappa e Borrelli titolare, poi c'è stato anche l'ingresso di Pavone e Palmieri. Insomma, questa freschezza in campo è piaciuta al popolo dell'Adriatico. Sabato si torna in campo alle ore 18 nella difficile trasferta di Empoli. Empoli ieri battuto a Benevento. I nostri ospiti, ritrovo con piacere il direttore sportivo Gianni Rosati. Buonasera Rosati, grazie per essere qui con noi. Al suo fianco abbiamo Antonio De Leonardis. Buonasera, buonasera Totò. Buonasera a tutti. Poi ritrovo con piacere l'avvocato Federico Pace. Buonasera Pace, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Il nostro Francesco Di Francesco. Buonasera, buonasera a tutti, Francesco. Salve. E poi qui al mio fianco c'è Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera a te. Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Rico, buonasera agli amici da casa. Posticipo di Serie B da poco iniziato al San Vito Marulla, 0-0 tra Cosenza e Cremonese. Si gioca invece da 18 minuti per il posticipo di Serie A a Ferrara, 0-0 tra Spal e Sampdoria, 0-0 anche in Serie C, girone B tra Feralpi e Triestina. Una giornata nella quale non sono mancate le notizie. Intanto la Serie A ritrova un allenatore abruzzese dopo gli esoneri di Giampaolo e di Francesco. Fabio Grosso siederà sulla panchina del Brescia, oggi l'esonero di Corini. Grosso ha risolto il suo contratto con l'Hellas Verona, ha firmato con il Brescia, manca soltanto l'annuncio ufficiale sul sito della società di Cellino. Invece situazione interlocutoria a Udine, dove l'allenatore Luca Gotti, allenatore a interim, ha diretto anche oggi la seduta di allenamento. Domani ci sarà riposo, verosimilmente mercoledì l'Udinese avrà il nuovo allenatore e ci sarà la settimana poi completa di allenamenti. In Serie B la notizia che arriva da Castellammare di Stabia con la firma dell'ex centrocampista della Virtus Lanciano Marcel Büchel, nuovo giocatore della Juve Stabia dopo un periodo di prova non fruttuoso alla Roma. E per quanto riguarda le panchine, tra le panchine in bilico in discussione ci sono Bucchi a Empoli e Baldini a Trapani, anche se l'indirizzo al momento sembra verso la conferma di entrambi. Dunque Bucchi dovrebbe sedere sulla panchina dell'Empoli sabato prossimo e sarà una gara da ex per lui. A te. Grazie Andrea, allora salutiamo con piacere il ritorno su una panchina di Fabio Grosso e l'esordio in Serie A. Te l'aspettavi Totò, Grosso che torna in panchina in Serie A poi? No, onestamente no, però voglio dire, quando sono uscite le ultime voci che c'era anche lui in ballottaggio, ho pensato che ce la potesse fare, insomma. Insomma, Fabio, insomma, le ultime due stagioni non è stato molto fortunato, però credo che comunque abbia le possibilità. Questa è una grossa occasione per lui, certo. la prima panchina di Serie A, anche se è un momento molto difficile. Rosati, sorpreso da questa decisione, Enrico, di affidarsi a Grosso? Enrico, subito sì. Un gol a Cosenza, Sciaudone, vantaggio del Cosenza sulla Cremonese. A te. Allora. Grazie. Beh sì, sorpreso, ma insomma gli auguro di fare molto bene. Già si troverà a che fare con un presidente molto algebrico. Algebrico, cui, bella questa succellino. Per cui avrà il suo buon da fare. Avresti tenuto Corini? Beh, per me non era da sostituire Corini. Non è che non sto facendo un paragone con Grosso. Dico che Corini meritava la riconferma perché ha vinto e stava facendo un buon lavoro. Però torniamo sempre lì, Cellino è un personaggio istrionico e non si smentisce, nonostante che va avanti con gli anni, si vede che non matura mai, non c'è sole.
Hai sentito Andrea Costantini, posizioni in bilico per Bucchi ad Empoli e anche per l'allenatore del Trapani, il tuo Trapani che ha vinto il campionato lo scorso anno, poi racconteremo cosa è successo, ma pensi che Bucchi resterà fino alla partita con il Pescara? Questo anche Empoli è una piazza un po' particolare, loro come società, nonostante che lavorano molto hanno avuto bene, però grandi allenatori, sono giovani, sì, Spalletti. Beh no, Sarri, Giampaolo. Spalletti decide, volevo dire. Ecco. Allora sono stato eloquente. Allenatori importanti ci sono stati. Sì, come no, è senz'altro. Va bene. Zauri invece, che mi dici? Lo conosco poco, ma per il lavoro che sta facendo mi sembra che stia facendo bene. Soprattutto mi sembra una persona molto seria, pacata. A me non piacciono i continiani. I continiani. Ecco, più gli allegriani mi piacciono. Per cui Zauri è un allegriano. Mi sembra una persona a modo, giusta. Totò. Perfetto. E che poi è azzeccato, no? Sì. Ti ricordi, Totò, quando dicevamo all'inizio di queste nostre trasmissioni che Zauri sembrava un tipo molto tranquillo, sì, molto sereno, ma queste decisioni che ha preso, il fatto di cambiare modo e quindi di prendersi delle responsabilità e soprattutto anche di non contare chi va in campo la carta d'identità, ad esempio ha ritenuto opportuno mandare in tribuna Del Grosso e Bruno che sono giocatori importanti e esperti e si affida soprattutto ai giovani, insomma la leadership di questa squadra la sta proprio evidenziando in queste ultime partite. Sì, credo che lui sia... Oppure lo ha sempre fatto, però non ce ne siamo accorti probabilmente. No, però come abbiamo detto più volte, lui ha iniziato il suo percorso in un modo e man mano ha avuto la capacità e la saggezza di trovare soluzioni diverse. Quindi io credo che fosse normale che partisse in quel modo, tra l'altro la squadra con tanti anziani di peso, cioè nelle prime giornate era la squadra più anziana, esatto, adesso è diventata la squadra, una delle squadre più giovani, però veramente lui ha avuto dei passaggi man mano sempre con questa tranquillità, anche se non sono mancate le critiche, le polemiche, addirittura chi diceva che era giusto lo spizio di Sebastiani, voglio dire, e invece sta dimostrando tra l'altro la personalità, quello che più o meno si diceva alla vigilia quando è stato scelto, che comunque è un ex calciatore di un certo livello, 400 partite tra A e B, nazionale, voglio dire, aveva già, al di là dell'esperienza fatta, sia assieme a Massimo Oddo, sia poi come titolare della Primavera, lui in questo percorso ha continuato comunque a farlo, credo con le sue idee, perché altrimenti non si spiega. Questa calma che traspare, a volte è stato pure criticato però adesso in panchina si agita un po' di adesso più, diciamola più, tutta da quando, da quando ne ha parlato Riccardo ha cambiato, esatto, ha seguito Riccardo e ha cominciato a muoversi però chiaramente questa squadra lui l'ha trasformata strada facendo, è quello il prodotto che vediamo adesso, sicuramente un bellissimo Pescara. Io non ero stato d'accordo dopo la sconfitta di Castellammare che fosse un passo indietro, perché secondo me non era la differenza, l'abbiamo vista tra la gara di Ascoli e quella con lo Spezia. Lì insomma a Castellammare tutto sommato la sua partita l'ha fatta con la stessa mentalità più o meno, magari con meno forza, con qualche carenza, soprattutto l'assenza di Memusciai particolarmente pesante, però non è cambiata l'atteggiamento della squadra anche lì a Castellammare, perché la partita comunque la poteva pareggiare, ha avuto diverse occasioni, un rigore non concesso, per cui questo nuovo boom casalingo non lo spiego come una sorpresa come era stata allora, però invece come una continuità di queste tre partite, voglio dire, in cui in più poi abbiamo visto anche questa grossa novità dei tanti giovani. Dopo ne parliamo dei giovani. Allora Federico, all'inizio Zauri aveva così guidato questa squadra in un clima anche di scetticismo, adesso in molti si stanno ricredendo perché la squadra
gioca, esprime un buon calcio. Anche tu hai avuto questa impressione, ti sta cominciando a piacere, ti diverti anche. Sì, io voglio ricollegare a quello che diceva Antonio prima sulla personalità che sta dimostrando questo allenatore. Comunque alla prima esperienza importante, si è trovato a gestire una squadra comunque rinnovata di molto rispetto alla scorsa stagione. E man mano sta trovando, insomma, il giusto equilibrio, la giusta squadra, la giusta formazione, con il coraggio di lanciare dei ragazzi, lanciare dei giovani, anche forse dettato dal bisogno di trovare, insomma, di non avere necessità. Però sono contento che domenica c'erano in campo tre ragazzi del 2000, un ragazzo, Borrelli, è diventato, insomma. Forse poi lui ha precisato che Borrelli gioca non perché gioca, perché merita, cioè, di giocare. Merita di giocare, cioè, perché, insomma, sono state date delle chance agli altri attaccanti che ci sono in rosa. Purtroppo Tumminello è venuto. Lì è stata una grave perdita. Una grave perdita, un infortunio, e quindi, insomma, però. Francesco, ti aspettavi questo nuovo impatto casalingo? Perché dopo il Benevento molti dicevano chissà se la squadra riuscirà a giocare ancora a questi livelli. La partita più difficile era quella con il Benevento, ora sembra tutto più semplice perché c'è stata quella vittoria roboante, ma non dimentichiamo che il Benevento ha perso quella partita con il Pescara, si è ripreso subito, ieri ha messo sotto pure una squadra come l'Empoli, che è una delle candidate alla promozione. Quello che va sottolineato, come stavano dicendo gli altri, è la lungimiranza, se vogliamo anche l'umiltà, che si parla sempre di questa umiltà, io dico l'intelligenza calcistica, e non di tornare sui suoi passi iniziali, provare un'altra soluzione. Sicuramente l'ha provata di allenamento, la squadra lo ha seguito, e poi la bravura nel ripetersi, perché poteva essere una rondine che non fa primavera con il Benevento. Ieri, mentre c'è stata la conferma di una squadra che gioca decisamente bene, molto molto meglio anche delle avvisaglie di gioco utilitaristico, ma utilitaristico per arrivare alla vittoria, che c'erano state in precedenza. E poi questo fatto di non avere timori nel far giocare un ragazzo, il Borrelli, che ha debuttato l'altra partita, è sembrata una sorpresa, ma ormai sono tre gare da titolare, appunto, se con tutto il rispetto per Totò De Leonardis, ma se, ecco, Totò che diceva guardate che c'è un Borrelli che va tenuto in una giusta considerazione, evidentemente quando ha ritenuto pronto il ragazzo lo ha messo dentro. E anche qui Borrelli, evidentemente, al di là, a dispetto dell'età, deve avere una grossa personalità, perché ha giocato subito con la tranquillità del giocatore consumato. Questi sono aspetti importanti, certo, proiettati nel proseguo della stagione. Stiamo vedendo il suo primo gol dunque tra i professionisti. Okay. Enrico, sì, 2-0 del Cosenza, Riviera. 2-0 del Cosenza. Contro la Cremonese. Cremonese è una di quelle che tutti quanti dicevano squadra destinata all'alta classifica, c'è un attacco atomico e tutto il resto. Guarda Francesco, mi hai tolto un po' la domanda che volevo fare, perché il Pescara non è il centravanti titolare, ora ha scoperto questo Borrell, ha il miglior attacco della Serie B. La Cremonese, sulla carta sempre, ha gli attaccanti più forti, Ciofani e Ceravolo, sono due buoni attaccanti, ha il peggior attacco della Serie B. Dopo analizziamo questo argomento. Riccardo, torniamo a Zauro, il fatto di cominciare a convincere il pubblico dell'Adriatico, che sai è sempre molto esigente, non si accontenta solo di vincere, sta arrivando a quel punto Zauro? Lui credo che in queste partite sta plasmando la sua squadra, e credo che la squadra che ha giocato contro l'ultima partita sia la sua squadra, cioè formata da più di un giovane. Lui però ha detto ancora non ho capito, sì, qual è la perché, mia squadra, nel senso a livello di scelte, perché sì, ne ha tante. E ha fatto l'esempio di Zappa e di Ciofani, sì, perché Ciofani aveva giocato anche bene, anche di Vitturini. Però devo dirti che dalla difesa che è partito, che era la difesa più anziana, alla difesa che ha portato sabato con Zappa, Bettella, Scognamiglio e Masciangelo, a prescindere che questa difesa non ha fatto un errore, non ha mai sbagliato in tutta la partita,
E credo che liberandosi forse, io ho detto l'altra volta quella brutta parola che non è bella, questo vecchiume, per carità parliamo sempre di atleti, si è liberato un po' di questo peso, di questi anziani che forse davano, e bisogna che lui... Però attenzione, ha bisogno anche di elementi esperti. Per carità, no, ma ha bisogno anche... Un mix deve essere. Però sì, però in Italia noi siamo sempre lo Stato che ha 19 anni, un ragazzino giovane, poi arriva dall'estero un ragazzino di 19 anni e gioca. Quindi a pallone, voglio dire, uno che ha 30-35 anni può anche sedersi in banchina e far giocare uno che ne ha tra i 18 e i 25, che sono quelli che lo fanno giocare. E allora Rosati, qual è il giusto equilibrio in base al discorso che fa Riccardo? Il mix necessario dipende dalla qualità del giocatore, o hai 18 anni o hai 34. In Serie B si corre in Serie B molto. Si può fare, quindi c'è bisogno di gente fresca, di gente giovane che riesca a tenere più il però passo. Deve avere qualità sempre. Sempre. Beh, mi sembra che questi ragazzi l'abbiano. Ma guarda, però volevo dirti dove volevo arrivare. Cioè, il problema secondo me diventa più un problema ambientale. Cioè, se l'anziano, che ha molta più esperienza, ha molta più titolarità, accetta a volte di stare in panchina e magari giocare gli ultimi 20 minuti, ecco, questo secondo me è quel connubio che può far andare bene una squadra. Perché molte volte cosa succede? Non dico nel Pescara, ma in generale, che l'anziano pretende il posto in squadra. Ecco, questo secondo me potrebbe essere la bravura di Zauri, deve essere nel miscelare il giovane che ha voglia di fare e che atleticamente è più forte. Tu stai dicendo questo per le scelte che ha fatto di mandare in tribuna del Grosso? Assolutamente sì, assolutamente sì, perché cioè lui ha detto ne sono tanti, quindi questa volta sono andati del Grosso e Bruno, la prossima volta potrebbero andare due giovani ad esempio. E vediamo se vanno due giovani, io non credo che vadano due giovani. No, ed è un modo lungimirante di gestire il gruppo, ossia chiunque può andare in tribuna. Adesso questi ragazzi stanno andando bene, arriverà magari il momento nel quale dovranno... Cioè, non vanno in tribuna perché sono anziani. Esatto, non c'entra niente, vanno in tribuna perché nelle rotazioni sono quelle, perché è facile dire ci vogliono 24, 25, 26 giocatori, e poi però vanno gestiti e devi essere credibile. Il Pescara finora ha utilizzato 30 giocatori. Appunto, l'allenatore deve essere nelle scelte. È ovvio che il giocatore anziano o non anziano, di qualunque età, se non gioca non è che fa le capriole. Però il momento è che tu dici a un giocatore, soprattutto di una certa esperienza, che o va in panchina o va in tribuna, e sicuramente Zauri, come credo tutti gli allenatori bravi, danno la giusta spiegazione. E questi accettano quella spiegazione, quindi credono in quello che dice l'allenatore. Non si creano precedenti. Esatto, il lavoro diventa più facile. Federico, ti vuoi agganciare a questo discorso? No, io credo non si tratta di far giocare i giovani e gli anziani. Probabilmente Zauri in questo momento starà vedendo meglio alcuni giocatori che possono dargli un rendimento migliore rispetto a Bruno e Del Grosso. Però quello che dice Francesco è giusto, cioè se ci vanno gli anziani con professionalità, possono solo aiutare l'allenatore nelle scelte, nell'essere libero nelle scelte migliori da fare. Mandare in sono scelte dettate dal coraggio, dal rispetto e anche dalla protezione della società? Beh, sono scelte prima di tutto dal modulo, dalle caratteristiche dei calciatori e dallo stato di forma. È normale, la gestione dello spogliatoio è importante per un allenatore serio, per una persona che conosciamo tutti, che amiamo tutti qui a Pescara. La sua forza, parlo di Allegri, è stata questa nell'arco degli anni. Non è stato un gioco brillante, ma la gestione dei campioni che riusciamo a andare anche... Perché oggi la gestione conta più di molti aspetti tattici. La persona dell'allenatore è importante, forse la prima cosa è la psicologia e la personalità. Sono d'accordissimo. Quindi in questo Zauri ha acquisito un potere, fra virgolette, non di poco rilievo. No? Ma ribadito anche dalle... Secondo me lui ce l'ha innata questa cosa. Ma cioè, ribadito anche dal presidente... Scusami, dicevi perché ce l'ha innata? Perché, come diceva prima Totò, è una persona che ha giocato 400 e passa partite in squadre anche importanti come la Lazio, non è che giocava con la Fontespina. Però sai che quando se non fai personalità tu sì. Ce ne stanno tanti di giocatori sì, che sì. Hanno... Beh, vediamo il Milan infatti. Per cui quello che sta provano a fare allenatore e poi non riescono a fare. Però questo ce l'ha, probabilmente lui c'ha dentro di sé questa cosa. Non la sbandiera, ma ha dimostrato con questi dati di fatto che
ha girato la squadra come io l'ho vista con lo Spezia, sì. Pescara, non era questa qui. No, assolutamente. Invece lui in 3 settimane ha girato la squadra come un guanto. No, se posso dire la differenza, tanto la gara con lo Spezia ricorda ha giocato con quel 3-5-2 che aveva funzionato ad Ascoli. Nell'ultima partita, a metà partita, al momento opportuno, è tornata la difesa 3 e la squadra l'ha assorbita, quindi voglio dire, anzi ha giocato allo stesso livello, ha fatto ancora gol. Quindi non dipende dai moduli, no? Non dipende dai moduli, sempre dipende dall'interpretazione, dall'atteggiamento. L'atteggiamento è fondamentale. E non dipende nemmeno che fai entrare, pur stai vincendo, un difensore e togli un altro giocatore attaccando centrocampista, perché quando è entrato Drudi, il Pescara ha continuato a giocare bene come stava giocando prima, quindi è il segnale di come lavori durante la settimana. Vogliamo sentire un attimo con qualche dichiarazione di fine partita Luciano Zauri. I numeri del campionato dicono che il Pescara con 20 gol ha il miglior attacco della Serie B. Cosa significa questo? Senza Tuminello. No, significa che forse qualcosa di buono lo facciamo anche noi, quindi noi non cerchiamo alibi quando perdiamo, ma cerchiamo sempre e comunque l'equilibrio. È chiaro che a qualche volta si perde, a qualche volta si vince. La cosa che purtroppo sta mancando a questa squadra, alla mia squadra, è probabilmente qualche pareggino che magari potrebbe far storcere anche il naso, ma io non cerco alibi e lo sai, ma se ci avessero dato il gol regolare in casa con lo Spezia, il rigore a Castellammare, probabilmente staremmo parlando di qualcos'altro. La distinta oggi, prima della partita, diceva che non erano né in campo né in panchina Bruno e Del Grosso, esclusione per scelta tecnica, quali motivi? Oh, assolutamente tecnica, mi sono rientrati dei giocatori, uno su cui Crecco, che è un giocatore che può fare entrambi i ruoli, per questa partita ho scelto questo, ma non ho nessun problema. Per chiudere possiamo dire che questa è la partita che potrebbe dare la svolta al campionato del Pescara? No, continuiamo questa svolta, ogni volta che ne parliamo succede qualcos'altro, quindi io sono contento e mi tengo stretto alla vittoria di oggi, faccio i complimenti ai ragazzi che hanno offerto una grande prova. Ecco, è rimasto sempre molto lucido anche nei momenti più difficili Zauri, e dice bene, ci vorrebbe anche qualche pareggino, perché il Pescara è la squadra che ha pareggiato di meno, solo una volta finita in parità la partita del Pescara. Una squadra che vince o perde, ti ricorda qualcuno qui a Pescara? Se ti riferisci a qualcuno? No, perché oggi sul quotidiano Il Centro è uscito un articolo paragone del collega Daniele Barone che parlava delle due Z, Zeman, Zauri. Anche a livello di gol fatti e subiti, ci sono delle analogie o no? Come modo, non come assetto tattico, perché è completamente diverso. Non lo so, delle volte dipende anche dalla maturità della squadra che non riesce a individuare bene il risultato, è portata ad attaccare, magari perde la gara o viceversa la vince perché è portata comunque ad offendere. Quindi un po' di equilibrio forse mancherà ancora, perché se sono giovani potrebbe mancare questo, però con il tempo. Però forse il pubblico migliorano. Si diverte anche per questo, si diverte di più. Sì, ma solo per la squadra. Fino a quando si vince. Però la squadra può fare i punti. Ad oggi la maggiore qualità di questa squadra, che è anche la sua forza, è che, e lo dicono i numeri, è la squadra sì che ha fatto più gol, ma ha fatto più gol senza avere il capocannoniere del campionato. Ricordiamo 6 gol Galano, 5 gol. Ma in quanti hanno segnato? Certo. E questa è una forza della squadra. E sono soluzioni tattiche che evidentemente provano durante la settimana, che poi cerchi di applicare la domenica. Ossia, se non segna Galano, l'anno scorso tante volte abbiamo discusso, non segna Mancuso, abbiamo problemi, l'esterno non segna, quell'esterno non segna, la mezzala non segna, qui hanno segnato in 7, 8, 9 giocatori, e questo è un dato che va tenuto nella massima considerazione per dare il giusto risalto al lavoro dell'allenatore e della squadra. Totò e Federico, quindi analogie con le due Z, no, ci stanno o no? No, ho apprezzato l'idea del pezzo fatto. Forse solo perché c'era una Z in mezzo. No, sui gol fatti, che ho subito, la doppia Z, voglio dire, però c'entra niente. Sono storie diverse. Cioè, voglio dire, la foto che va immaginata è quella del dopo Spezia con
tutti i giocatori, l'allenatore al centro del campo, prima la ripresa dell'allenamento, credo che questo Zeman non l'avrebbe mai fatto, per dire, questo confronto con tutta la squadra. E poi, cioè, secondo te lì cosa è successo? Il modo di gestire. Ma l'ha responsabilizzato molto, e secondo me lui ha dato anche un segnale forte poi con le scelte che ha fatto ai giocatori. Lì credo che sia stato, io lo dicevo alla vigilia, questa foto qui. Io lo dicevo alla vigilia, adesso il problema era gravissimo, ma era un problema che riguardava la squadra, l'allenatore, la società e i collaboratori dell'allenatore, perché è qui, è quella foto è emblematica, voglio dire. Qui erano presenti anche il presidente Portocampo, presenti, è stato tra l'altro anche molto lungo, è stato tipo 30-40 minuti là in mezzo al campo, quindi voglio dire questo. Poi anche prima accennavo al cambio di modulo in corsa, questo Zeman non l'avrebbe mai fatto, voglio dire. Sono due realtà diverse. Io spero appunto che Zauri possa fare una carriera comunque di grande Federico, livello. Adesso vengo da te, Gianni, queste riunioni delle quali parlava Totò possono veramente dare una svolta, il momento di rischiare il tutto per tutto, di agire solo con le proprie idee, con la protezione, come in quel caso, della società, della proprietà, che è presente, del direttore. Certo, tu quante volte hai dovuto salvare gli allenatori? Sempre, non ho mai esonerato uno. Non hai mai esonerato un allenatore? Mai. Davvero? Sì. Quindi li hai sempre protetti fino sempre alla fine? Perché altrimenti non li scelgo. Sei come Marinelli. Si possono anche scegliere poi. Beh, con qualche anno di meno. È come Marinelli. Con qualche anno di meno. Quindi ritieni è importante che questa sia stata una fase di svolta. Sì, anche perché si unisce, si fa gruppo insieme, oppure la mela marcia viene fuori e si allontana da solo. Mi viene in mente, e questo ovviamente vuole essere un elogio indiretto a Zauri, mi viene in mente quello che diceva Le Grottaglie. Grottelli è quello che è stato più penalizzato perché gli sono stati tolti gli elementi della primavera e ha perso purtroppo. Quello che diceva del suo rapporto, quando tu hai fatto la domanda degli allenatori, dice: sono stato fortunato che ho lavorato con allenatori vincenti come Capello, Lippi e Trapattoni, però quello che mi ha dato di più è stato Del Neri, e spiegava il perché e come era andata la vicenda. Ossia, a volte ci si dimentica che stiamo parlando di uomini, e quindi il rapporto tra l'allenatore e il singolo giocatore, e quindi di conseguenza il rapporto e il gruppo, diventa determinante, perché ci siano stimoli. Ossia, un giocatore che vale 7 stimolato può rendere 8, il giocatore che vale 7 non lega o con il gruppo o con l'allenatore comunque non si sente stimolato, ma con dati alla mano, non solo con la parola, tu sei bravo, la pacca sulla spalla, rende molto di meno. E sotto questo aspetto Zauri fin qui ha lavorato ottimamente. Federico Pace, tornando e chiudendola anche questo discorso delle due Z, trovi qualcosa in comune, forse solo la differenza tra gol all'attivo e gol all'assassino? Esatto, mi riallaccio a quello che diceva Antonio, credo che insomma grosse analogie, se non per le due Z, per il miglior attacco e gol fatti. Però una squadra che punta allo spettacolo. Una squadra che sta mandando in rete tanti giocatori, ed può essere il valore aggiunto rispetto all'anno scorso, dove ci si lamentava che segnava solo Mancuso, e effettivamente segnava solo Mancuso. E quindi quest'anno può essere importante. Non parliamo dell'anno scorso, sono pronto a partire Klinko, quindi. Però insomma avere più opportunità di andare in gol con Galano, con i centrocampisti, con Macin, con... Non te la faccio la domanda sull'anno scorso. Al di là, no, ma non è inutile, al di là di tutto quello che vogliamo dire, del modo di pensare, quello dell'anno scorso resta una stagione dove ci può essere il rammarico finale, ma è una stagione che va archiviata tra quelle della storia del Pescara positiva. Se avesse fatto, se Maras avesse fatto i tre gol che ha fatto quest'anno, sarebbe andato in alto sicuramente. Magari stiamo parlando di altre cose. Sì. Riccardo? La bravura di questo allenatore, secondo me, è stato cambiare ruolo a Galano e a Machin. Li ha lasciati più liberi, ha cambiato, ha messo davanti un centroboa forte, e quindi fa giocare un po' più la squadra, si sentono più liberi. Il 4-3-3 forse era un po' troppo blindato come schema, e lui si sente, giostrano meglio. Tra l'altro a centrocampo con Busellato che va a recuperare i palloni, un Memushai che è tornato in grande forma. Ecco, questo secondo me è il motivo, perché anche se non abbiamo il centravanti, che a parte che ha segnato Borrelli,
ma anche se il centravanti non è il goleador principale, è il motivo perché abbiamo fatto tanti gol. Ecco, molti ritengono, mi sembra di rifare anche i discorsi dello scorso anno, che il centrocampo di quest'anno sia tra i più quotati delle varie squadre di Serie B, tra Memusciai, Palmiero, Busellato, cioè ben assortito. Rosati, che idea ha di questo reparto? Non ti piace? No, no, è un buon reparto, però che sia il migliore, no? No, tra i migliori, lo dico un po' agli allenatori che sono stati qui. No, lo chiedo a te perché tu sei un intenditore, quindi... Beh, io preferisco quello del Benevento. Vabbè, ho detto tra i migliori, ho detto il migliore. Beh, siccome quindi Benevento... Maestro, un po' catalano. Rispondo. No, sono pro Viola. Viola è un giocatore che ammiro, certo, che stimo molto, quindi... Poi anche gli altri che ha il Benevento, c'è una buona... Forse per me è l'organico più forte di questo campionato. E la classifica ce lo dice anche. Sì. Poi... Quindi Benevento e qualche altra squadra, ma sicuramente ci saranno... Beh, anche l'Empoli. Squadre anche che hanno l'Empoli uomini hanno... più... Sì. Però questo più è un buon centrocampo, sicuramente. Con Galano e Macin vedi questa... No, beh, ecco, ha ragione lui quando dice che il 4-3-3 li tiene un po' blindati. Invece in questa maniera... Soprattutto forse non ha gli esterni adatti. No, più. C'erano gli esterni. Maurizio, appena si è parlato della classifica, l'ha messa l'ha fatta vedere in onda. Il Crotone, due partite fa, era insieme al Benevento. Le ultime due partite, se non vado errato, le ha perse tutte e due. Conferma di quanto poi sia... Esatto, di quanto sia equilibrato. Forse quest'anno più degli altri anni. Magari il Benevento alla lunga... manterrà il primo posto forse fino alla fine. Restiamo sul discorso poi... del centrocampo però dopo... No, io direi del centrocampo no, con Galano e Macin che sono stati liberati. A parte, voglio dire, secondo me la mossa di Macin non è tanto, ha liberato lui alle spalle degli attaccanti, però Macin diventa anche il quarto centrocampista, vuol dire alla fine fa questo doppio, però con meno responsabilità. Ecco, quanto è diverso dall'anno scorso Macin? Ma io lo accosto molto al primo Macin che abbiamo visto l'anno scorso, cioè il giocatore capace di far cambiare passo alla squadra con le sue intuizioni. Quest'anno credo che con questa nuova formula lui sia quello che ne è più privilegiato e dà aiuto alla squadra. Perché, ripeto, quando stai subendo, Macin diventa un centrocampista pure lui, con meno responsabilità rispetto a quando faceva la mezzala. Quindi è stato un po' prematuro lo scorso anno Rosati mandarlo al Parma e poi riprenderlo quest'anno. No, invece secondo me l'ha fatto maturare questa esperienza a Parma lui. L'anno scorso lo vedevo un po' più timido, adesso lo vedo più sicuro di sé, forse perché si è misurato in quel torneo, con quella squadra, quindi è tornato più forte, più sicuro. Sei d'accordo, Federico? Sì, sono d'accordo. Macin è chiaramente il valore aggiunto di questa squadra, è liberato da... Più lui di Galano? Io credo di sì. Che Macin, quando in giornata, accende la squadra, accende il giocatore determinante di questa squadra. Non sei della stessa idea, abbiamo... Gianni? Sì, sono per Macin più di Galano? Sì, sì. Nettamente. Tutti dello stesso avviso? Sì, però io vorrei fare vuol dire anche un'altra cosa, oltre a Macin e Galano, vorrei fare proprio una denuncia sul fatto di che Palmeri, sì, perché Palmeri viene picchiato tantissimo da tutte le squadre, sia a gioco fermo che con la palla. Ti ricordi dell'Inter picchiava tutti? Ho capito, però noi questo ragazzo è stato nelle ultime due o tre partite è stato veramente sia a Castellammare è stato veramente bersagliato di calcio. Su Macin e Galano, a parte la tua denuncia? Secondo me si completano tutte e due perché sono anche abbastanza simili, anche se Macin è forse un po' più estroso, Galano un po' più arcigno, però devo dire che una destra e una sinistra fanno paura. Devo sentire un attimo Macin. Sentiamo Macin a fine partita che ci spiega questa variazione. Una grande prova, un risultato rotondo, ma soprattutto una prestazione all'altezza, il miglior Pescara come nella gara col Benevento. Penso che quando noi usciamo in campo con la testa giusta, con la personalità giusta e capiamo le nostre potenzialità e i nostri difetti e cerchiamo di limitarli, in questa Serie B possiamo dirle la nostra contro tutti perché siamo una squadra forte. Quindi bisogna trovare il giusto equilibrio e la continuità sia individualmente che di squadra, perché penso che siamo un grande gruppo e possiamo fare grandi cose. Parliamo anche della tua posizione in campo, da mezzala molto offensiva a questo finto trequartista insieme con Galano, cosa ti cambia? A me cambia che
le mie giocate decisive aumentano nel corso della partita, quindi se riesco a essere lucido e mettere la mia qualità, ad avere più palloni posso creare più pericoli. Quindi è la posizione che preferisci? Io sempre l'ho ribattuto, i petit comité, i miei compagni sempre quando mi hanno chiesto, per me il mio ruolo è questo. E è stato bravo l'allenatore a capirlo, senza che io gliel'abbia detto, e di inserirmi là, quindi speriamo di continuare così, ma se c'è da cambiare e andare in un altro ruolo lo faccio volentieri. Oggi ho finito facendo il mediano e per me è una cosa importante ed essere in campo. Tutto, cos'è cambiato nella testa di Machin? Ma è cambiato molto, perché l'ha letto pure lui. Lui si sente per quel ruolo, certo. Però a volte esagero. Io ho visto un momento della partita, l'ultima partita, si era ancora sul 2-0, e lui è andato a chiedere la palla a Castrati perché la desse a lui al limite dell'area, cioè il portiere si è rifiutato, cioè a volte ha questa voglia adesso di strafare, perché lì non c'entrava niente, giovane, che lui prendesse la palla al limite dell'area per portarla avanti, perché quella è una cosa che non toccava a lui. Perché però spiega l'atteggiamento di questo ragazzo in questo momento, che ovviamente è sulle ali dell'entusiasmo, si sente realizzato, anche a volte spesso lo vediamo, magari tenta la giocata difficile, ci riprova, non è che la molla, però magari questo può essere anche in questo momento un piccolo limite che ha, però credo che si non sia... è pronto ancora per la Serie A secondo voi, Gianni? Non lo so, da vedere. Ma ci può giocare in Serie A, sì. Federico? Anch'io penso sia un giocatore che possa giocare in Serie A, inserito gradualmente, dipende sempre dalla squadra. No? Dipende dalla squadra in cui va. Francesco? Dipende sempre dalla squadra e dipende da come viene utilizzato l'allenatore. Questa è la sua... In questo caso, vedi, il ragazzo è stato sincero. Il mister ha capito, e lui gioca adesso in una posizione nella quale meno responsabilità, cioè gli si chiede di meno la fase di non possesso palla, di copertura, di sostegno al centrocampo, che poi lui, come diceva Totò, viene a fare il quarto centrocampista, ma partendo da una posizione diversa da dove partiva prima. E in più può giocare più vicino all'area di rigore, lui dai 16-20 metri può fare gol in qualunque momento. Comunque penso che molto dipende soprattutto da lui, voglio dire, sì. Adesso sì. È un giocatore che sta maturando, ha avuto le sue esperienze, anche l'altro anno credo che il fatto che sia andato a Parma senza giocare praticamente sia stata anche una lezione, voglio dire, per farlo maturare, ormai. Come diceva Gianni, quindi questo lui è ancora una fase di crescita secondo me. Perché Gianni, sabato ci hai tradito, non sei stato a Pescara, sei stato ad Ascoli, no, che è successo a Ninkovic? C'è stata una discussione sul calcio di rigore, io personalmente sono d'accordo con Ninkovic. Ha sbagliato lui e basta. Ha sbagliato a chiedere la sostituzione perché dà l'impressione del bambino che gli si toglie la caramella, iniziale. No? Sì. Però Ninkovic, che è, se vogliamo, un po' il machine, esatto, adesso del Pescara, anche se lui preferisce giocare ancora più dietro, però è un tuttocampista e che, secondo il mio avviso, il giocatore calciatore più importante che c'è l'Ascoli, merita rispetto da questo punto di vista. In più, ha sbagliato l'allenatore? Per me sì. Ma già, a mio avviso, io non conosco Ninkovic, non ho mai parlato, però lo vedo sofferente anche dal punto di vista tattico, quando la squadra, lui come machine vorrebbe parlare anche lui dal portiere, ecco. Invece là non gliela danno proprio, lo mettono come punta centrale, e per me è un errore madornale, lui deve iniziare l'azione. Allora Andrea, che novità abbiamo dai posticipi e poi andiamo in pubblicità? Che a Ferrara si è sempre sullo 0-0 tra Spal e Sampdoria, che in Serie B a 5 minuti dalla fine del primo tempo Cosenza saldamente in vantaggio 2-0, ricordiamo le reti di Sciaudone e Rivière, 2-0 sulla Cremonese. In Serie C Feralpi in vantaggio sulla Triestina all'intervallo 1-0, rete di Andrea Caracciolo. A te. Quindi nemmeno Baroni decolla Cremona. È dura per me. Andiamo in pubblicità, tra poco. D
Tutte giovedì 3 ottobre ritorna allo Svuotatutto Notti d'Oro con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro. Materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro. Tempur Simmons Dors Alfa Lomo. Letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 490 euro. Vieni a trovarci. Quantitativi limitati. Notti d'Oro. Corso Umberto 271 Montesilvano. Telefono 085 44 58 973. Da giovedì 3 ottobre. Notti d'Oro conviene. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ora 21.45, ripartiamo da Andrea. Costantino, è successo qualcosa sui campi? No, non è successo nulla, tra pochissimo si andrà all'intervallo a Cosenza, mentre siamo sempre all'intervallo in corso a Ferrara e a Salò in Serie C. Allora Andrea, oggi la squadra ha ripreso gli allenamenti? Sì, sì, oggi la squadra si è ritrovata, ovviamente seduta di scarico per chi ha giocato dall'inizio nella gara contro il Pisa, lavoro un po' più completo per tutti gli altri e tra questi altri Filippo Melegoni. Possiamo vedere la foto qui in sovrimpressione con la pettorina arancione. Filippo Melegoni ha sostenuto la seduta di questo pomeriggio, è un reinserimento graduale, non sarà immediatamente spedito in campo da Luciano Zauri, dovrà vivere il suo percorso di reinserimento nel gruppo, però la bella notizia è che finalmente, dopo quell'infortunio patito con la nazionale lo scorso mese di marzo, Melegoni è tornato a Pescara e oggi si è allenato in gruppo. Lavoro differenziato invece per Campagnaro, Castanos e Fiorillo. A te. Bene, una rosa molto ampia Gianni, ma Zauri è contento di avere tanti elementi a disposizione. Nel corso della conferenza stampa ha anche detto io non ho una formazione in mente, certo vorrei avere tutti a disposizione,
Però per un allenatore fare queste scelte con 30 giocatori, sì, molti sono giovani, non è mai facile, no? No, però lui prima tutto ha usato un termine giusto per una persona saggia. È un ragazzo saggio questo, non è certo. Fanfarone, mi sembra un... Melegoni, che ne dici? Ottimo calciatore, piaceva poi, molto. Poi c'è sempre Ciocev, però sarà pronto a gennaio. Beh, lui è calciatore un po' più particolare. Melegoni è... Sì, sicuramente, c'ha una tecnica individuale non indifferente, già numeri. Però Melegoni è il futuro. Certo, certo. Ciocev il presente. Allora, su questi, per esempio, sì. Bisogna dimenticare. No, guardate Enrico, chiedo scusa, Maurizio, mi permetto. Perché questo Zauri vince alla Slot Machine e merita i complimenti. Bel titolo. Ma qui la regia. Ah, c'è una riunione, c'è una conviviale pomeridiana, un zoomit pomeridiano per decidere i titoli. Perché Riccardo non questo l'aveva capito, quindi... È bellissimo. Esatto. E veramente complimenti a chi certo. A quelli che lo hanno deciso. Facciamo finta. Pure Gaetano, immagino, sì. Gaetano Terrio, certo. Sì, certo. Sì. Beh, ma parliamo di giovani, quindi non di Gaetano, che ovviamente fa parte di una linea non verde. Borrelli titolare, Bettella titolare, Zappa titolare, e poi Pavone, Palmucci. No, il particolare soprattutto credo, tra l'altro l'ha sottolineato... Pavone che ha esordito benissimo anche a Castellammare. No, no, ma l'ha sottolineato, ho letto un post di Felice Mancini, che è un allenatore dello staff, che gioiva per questa presenza di tre giocatori del vivaio che sono entrati, questi sono tre ragazzi che stanno qui da 13-14 anni, insomma, anche meno qualcuno. Ed è una cosa che a Pescara non succedeva da tanto, cioè, il top è stato ovviamente l'anno di Galeone, quello 86-87, con tanti lì per necessità. Perché per necessità. Poi una cosa del genere, credo che la ricordi solo l'ultimo periodo di Andrea Iaconi, quando questo è il periodo di Stella, Croce. Quando Arrivo. La primavera andò in finale con la Lazio. Esattamente, quindi, e allora arrivarono in prima squadra, era tra la C e la B, voglio sì, dire. Sì. E questo non succedeva, questo stiamo parlando del 2000, sono quasi 20 anni che non succedeva una cosa di questo genere, che sicuramente è una cosa molto molto bella. Tu Gianni sei per i giovani, sì. Nettamente. No, ma io dicevo, al di là di far vorrei... giocare i giovani, evidentemente questi no, sono giovani. No, ridevo perché quando ho detto Andrea Iaconi, ho pensato che l'aveva suggerito Ivo. Ivo. Ivo era presente pure Federico Borrelli, questo giocatore che 2000, tre partite da titolare, ha fatto anche gol, ha rubato il posto, rubato fra virgolette, a Brunori con Maniero alle sue spalle. No, io volevo, riallacciandomi al discorso di prima, evidenziare forse anche l'ottimo lavoro che sta facendo il Pescara a livello di settore giovanile, perché anche le altre squadre, la primavera che l'anno scorso insomma sì. È approdata in Serie A, le squadre under 15-16 che ottengono ottimi risultati. E, beh certo, tutto questo è il questo frutto costituisce di anni, di anni di lavoro, e che adesso si iniziano a raccogliere i frutti di questo lavoro, che poi insomma... Ecco, piccole società, piccole di prospettiva realtà. Tra questi è forse prematuro dirlo, ma chi intravedete come veramente un campioncino? Beh, insomma, Borrelli sta dimostrando di poter giocare, di potersi meritare, di meritarsi la chance che gli è stata data dall'allenatore. Pavone a me piace tanto, l'ho visto giocare tante volte con la primavera, è entrato bene, beh, insomma avrà... Certo, davanti a Galano, certo, quindi penso. Non è facile rubare pian posto piano a giocatori, Riccardo? Sì, guarda, Zappa, a te piace Zappa? Tantissimo, Zappa per me, Zappa e Bettella. Zappa e Bettella sono già fermati, sì, no? Forti. Però sono Bettella già giocava l'anno scorso, sono forti. Sì, però sono sempre molto giovani e hanno veramente, a mio avviso, un futuro davanti importante. Quindi tu faresti giocare sempre loro e non Campagnaro, l'amico tuo che critichi sempre... Bah, guarda, io non ho, a parte che non è che qui abbia questione di amici o di nemici, io credo che per le caratteristiche di questa squadra, per quello che ho visto, e io vado tutte le domeniche e tutti i sabati allo stadio, i ragazzi giovani che stanno giocando tutti molto bene, secondo me devono giocare loro. Tu faresti giocare tutti i giovani. Poi ti volevo dire, io non sono d'accordo sui 30 giocatori, i 30 giocatori sono tantissimi, alla lunga si crea comunque
dei dissapori negli spogliatoi, perché 30 giocatori sono troppi per me, per quello che ne so. 24-25 30 però compresi questi ragazzi, quindi ho capito, io ragazzi però li considero nei 23-24, cioè, quindi che vuoi fare, vuoi togliere gli anziani? No, però non è un problema di Zauri, è un problema di Zauri, ma per me 30 giocatori si mi dice sono tantissimi, non tanti, tantissimi. Toto, io volevo dire su Borrelli, che mi era spesso già l'anno scorso, sì, quindi vero, sponsorizzavo le sue cose. Vero. Però credo che il giocatore di maggiore prospettiva, a mio avviso, è Pavone. Pavone l'ho visto diverse volte la primavera, l'avevo visto l'altro anno e l'ho visto quest'anno. Ed è, secondo me, è un giocatore di personalità. Lui non a caso gioca col 10, però è un esterno, è anche trequartista. Per me è un giocatore in prospettiva che può essere molto utile, e quindi Palmucci non lo conosco, quindi non posso esprimere. Sui giovani si è espresso qualche ora fa anche il presidente onorario Delfino Pescara, un dirigente che tu conosci, Vincenzo Marinelli, lo ha avvicinato Stefano Recanati. È una squadra che secondo me basterebbe avere un po' più di continuità, di carattere, ma soprattutto crederci nelle proprie possibilità. Poi un po' siete anche voi la stampa che molte volte no, magari credono, e quindi questi si rialzano. Quindi diamo una certa possibilità di esprimersi a questi ragazzi, perché solo così si può andare avanti e fare dei progetti, perché altrimenti è come siamo vedendo, immaginando e vedendo, ma penso che sarà anche il futuro, che molti club vanno a finire in mani ai stranieri. Quindi che significa? Significa che lo sport e soprattutto i giovani va aiutato un po' dalla cittadinanza, dall'italianità, e quindi tutto dobbiamo essere coesi, sia la squadra che quelli che magari fanno dei sacrifici. Perché? Perché vogliono bene alla città, vogliono bene ai colori, hanno un'italianità positiva, ecco, con tutta questa negatività che c'è anche a livello politico. Il Pescara sta facendo giocare tanti giovani, soprattutto gli ultimi che sono entrati grazie a mister Zauri, ecco, come vive anche queste giornate così felici anche per il Delfino e soprattutto per il settore giovanile? Ma sicuramente per il settore giovanile, quello che dicevo prima, è importante, basta vedere che hanno giocato quelle del 2000-2001. Quindi sono entrati, quindi con la primavera che ha fatto un campionato brillante, poi con l'allenatore che già conoscevi i ragazzi, ha dato la possibilità di esprimersi o quantomeno assaggiare un po' la prima squadra, che è già il primo obiettivo di quelli che possono desiderare i ragazzi, soprattutto della primavera e soprattutto di quelli che hanno fatto bene, no? È un'esperienza, e poi tra tutto questo speriamo che la maggior parte verranno anche nel nazionale, penso nella 19, nella 20 e poi soprattutto alla 21. Eh sì, Marinelli vuole vedere nella sua nazionale l'Under 21. Gianni, Marinelli in questo discorso diceva, ovviamente rappresenta un po' il futuro della società, anche perché molti club oggi vanno a finire a proprietà straniere. Ha ragione in questo. E questa è la nuova politica da adottare. Ma questa veramente bisognava farla forse 20 anni fa, tutte quante le società, non... Però molte, perché le grandi società, perché hanno bisogno dei risultati, arrivare in Champions League, quindi avere almeno quei diritti che acquisiscono partecipando a quei campionati. Ma le altre dovevano già attrezzarsi, come fa l'Atalanta da sempre. A proposito di società in difficoltà, in Serie B c'è il Trapani, il tuo Trapani che hai portato in Serie B lo scorso anno, eri direttore sportivo. Ha portato italiano, non io. Sì, vabbè, facevi parte della società. Trapani che però ora è in difficoltà, cos'è successo? Ha cambiato proprietà? La tua proprietà non c'è più? No, c'è un'altra infatti proprietà. Infatti tu non ci sei più a Trapani. Infatti non ci sono più. E non ci sarei neanche rimasto. Per cui io ero legato a questo gruppo di ragazzi che sono molto più giovani di me, sono dell'80, e sono delle persone a mio avviso molto serie. Parli della proprietà vecchia del Trapani, sì. La nuova proprietà, diciamo che non li conosco, no, o non li volevo conoscere. Ma è partito un deferimento lunedì scorso per questa società attuale, cosa succederà? Questo lo ignoro, sta di fatto che nel passaggio... A noi ci venivano riconosciuti alla vecchia proprietà 1 milione di euro, sì, a fronte di 7,5 milioni che erano in Lega, sì, che avevamo determinato noi, sì, e non loro. Poi c'è stato obbligato di cedere la società in maniera più o meno ortodossa,
e quindi ce ne siamo andati. Adesso abbiamo già acquistato lo Provercelli, quindi dalla prossima settimana non ci trasferiamo a Vercelli. Il Trapani non si è rinforzato, secondo me addirittura si è indebolito rispetto allo scorso anno, e quindi era una cosa scontata che la classifica fosse poi questa qui. Quindi inizierai questa nuova esperienza a Vercelli in settimana? Sì. Con Gilardino allenatore? Sì. E stanno facendo anche abbastanza bene, con una squadra di giovani, una società senza debiti. Il presidente secondo è stato molto oculato, molto bravo, con un bilancio risicato. Per cui... Pulito però? Sì, sì, no. Ma ci sono problemi anche ad Ascoli? Abbiamo avuto notizie la volta scorsa di dimissioni, di dirigenti. Beh, so che Tosti abbia declinato la carica di presidente, quindi probabilmente qualcosa tra di loro ci deve essere. Tosti è una persona molto seria, una persona per bene. Quanti scudetti ha il Provercelli? 9. No, io lo sapevo. È un ritorno. No, io sono già stato. Te ne manca uno per il 12 anni fa. Torni a Vercelli, un ritorno. È un ritorno. Insomma, non possiamo lamentarci noi qui a Pescara, Federico, tutto sommato, la nostra società. Credo proprio di no, anzi. Soprattutto per questo settore giovanile, adesso che poi il fiore all'occhiello. Quello che dovrebbero ricordare, e anzi non dimenticare mai, quelli che di tanto in tanto sembra quasi che aspettino qualche risultato negativo. Ce ne sono tanti, per criticare questa società, no? Che continua a fare buoni campionati di Serie B, e la conferma poi del settore giovanile con i risultati che non sempre sono i più importanti, perché poi la parte importante, correggimi se sbaglio, è che dal settore giovanile arrivino giocatori buoni per la Serie B o per dare forza al discorso economico della società. Discorso quello di prima degli attaccanti, il Pescara è il miglior attacco senza una vera e propria punta, la Cremonese che spende soldi per Ciofani. È uno dei punti di forza del Pescara. Voglio dire, allora questo mercato come ci si orienta? Uno va a prendere l'attaccante più forte, ne prende un altro, certo. Anche Ciofani che ha fatto un buon... No, è normale che uno quando fa la squadra, cioè, la deve avere in testa, no? Sì. Intanto devi capire come vuoi giocare. Sì. E devi dare la possibilità di fare due o tre moduli all'allenatore, devi avere la fantasia, no? Quindi non bastano gli attaccanti, servono i bravi difensori. Serve il gioco della squadra, serve l'impostazione della squadra. Quindi non basta spendere soldi, insomma. No. Perché la Cremonese ne ha spesi tanti. Male. Sì, la classifica la vediamo, la Cremonese se dovesse perdere stasera andrà il risultato ancora di 2-0 a Cosenza. Sì, confermo, e siamo ancora all'intervallo. A 12 punti possiamo capire. E comunque il problema più grosso della Cremonese è la difesa, non è l'attacco, perché c'ha tre difensori statici, tutti e tre lenti, macchinosi, per cui ha problemi a fare gioco. È la delusione più grossa finora? Beh, sicuramente. Poi sai, lì c'è un presidente, Padre Padrone, che decide lui quando arriva con la Bentley se gioca Francesco, Gianni o Enrico, per cui c'è poco da stare allegri. Ah, quindi un presidente che... Beh, lui è il numero uno dell'acciaio in Italia, in Europa. No, forse. Non discuto la sua forza imprenditoriale. Parlo 86 anni, lui parla di tattica, per cui... Ma ce ne sono tanti di presidenti che fanno così? Mi stai prendendo in giro oppure... No, te lo sto chiedendo. Sì. Ce ne sono tanti. Troppi. Sia in A che in B. Beh, uno ha esonerato l'allenatore. Cellino, vabbè, Cellino si sa. Gli altri chi sono? Tanto non ci sentono, quindi... Sì, non ci sentono. Adesso con la tecnologia di oggi ci sentono dovunque. Cellino si sa, anche bravo Cellino, lo scegliere allenatore. Non ha 84 anni però, ne ha molti meno. No, parlava del presidente della Cremonese. Della Cremonese. Totò, ce ne sono tanti? Sì, no, io dicevo la Cremonese rischia di essere quella che è stata il Crotone l'anno scorso, nel senso che anche l'anno scorso una delle grandi favorite era il Crotone, che poi insomma ha cambiato due volte l'allenatore, alla fine ha fatto un campionato disastroso. Non è che basta avere i nomi, soprattutto certo. Il campionato come quello di Serie B, in cui i nomi, quali sono i nomi, voglio dire, non è che ci arrivano i campioni, arrivano i giocatori, certo. Una certa esperienza di
però voglio dire, il livello è sempre, non è come la Serie A, insomma. Per cui quando fai queste differenze in base all'organico, poi devi capire se questi giocatori sono all'altezza di quello che si aspetta la gente, e di solito non è così, può succedere come è successo, ma tante volte, diciamo, citato l'esempio del Crotone, ma anche degli anni passati. Federico, tu sapevi che molti presidenti fanno le formazioni? Sì, tutti lo sapevano. Ma più che fanno le formazioni, a tuo padre non l'avrebbero mai fatto. Mio padre, no? Quando ci hanno provato, mio padre è stato mandato via. Dimmi, Gianni, che mi guardi. E che grande mi sì, figlio di Bruno, sì. No, figlio non, sì. Non l'abbiamo detto, perché caramba che sorpresa, siamo messi insieme, sì, sono preso io Bruno, avete visto che in diretta si scoprono le cose, la panacea, la cosa che più mi ricordo di Bruno, cioè, tu immagina se lui parlava sempre della panacea, tu immagina se un presidente poteva panacea. Immagino se un presidente poteva fare la formazione. No, Bruno, Bruno a 20 la facevi tu? No. Non mi permettevo mai. Allora, primo, io non mi sono mai permesso con nessun allenatore. Posso parlare, dico le mie idee, ma non mi permetto. Poi con Bruno, io andavo con zio Franco al mare a 10 anni a giocare contro suo padre, e zio Franco aveva 10 anni meno di loro, quindi Bruno lo conosco da allora. Quindi sapevo il personaggio, non mi sarei mai permesso di... No, mi ricordo solo una volta che disse al presidente Venturato, dice, ma vuoi parlare di calcio con me, che quando guardi la televisione c'è la gara, cambi canale, metti un altro programma, che vuoi parlare? No, poi vorrei raccontare questo aneddoto sulla... Quando un anno papà allenava il Catania, c'era il presidente che voleva mettere mano... Massimino. No, a Taguile, sì, quello successivo, l'anno dopo. Sì, sì. Che voleva mettere mano nella formazione, prima della partita gli dava il bigliettino, visto come devono giocare questi qua. Questa la so. Chiaramente non li faceva, non, insomma, non faceva quella formazione, però dopo la partita andò in trasmissione, disse, il presidente è talmente tifoso della nostra squadra, mi ha dato una formazione con 12 giocatori, io non lo potevo far giocare, chiaramente tornato. Però vabbè, insomma... quanti anni, eh? Io ce n'ho avuto uno che ne metteva 14 senza il portiere, e voleva che dicessi a Gianni De Biasi, un altro che conoscevo, sì, di far giocare quella squadra. E Gianni era... Vabbè, questo è Carpi, no? Sì, una grandissima persona, lui era fatto così, non è che la voleva per forza, lui voleva far vedere che capiva di calcio. Ai presidenti di una volta, i vari Rozzi, Anconetani, non è che facevano le formazioni, no. Ti dicevano mi piacerebbe vedere quello in campo, però poi rispetto tu, a questi, no? Di oggi era un'altra categoria, certo. Intanto stringevano la mano, certo. Io oggi vedo che la mano stretta, fanno fatica, ti danno una mano morta. Ah. E la mano morta significa, è un brutto segnale, non è un bel segnale. Devo salutare Ginevra, mio nipote. La nipotina, Ginevra, se no non questo nonno, Ha festeggiato il tuo compleanno, Ginevra, certo, sì. Va bene, allora, prima di parlare della prossima partita, Empoli-Pescara, tra poco sentiremo anche Bucchi, che è in difficoltà ad Empoli. Ti piace Bucchi, Gianni? È un... persona per bene, un bravo ragazzo. Eccolo là. Mica abbiamo chiesto la fedina. Devo dire, io non l'ho avuto mai, l'ho avuto come calciatore e non l'ho avuto come allenatore. Come giocatore l'hai avuto? Ad Ancona. Gli abbiamo fatto 5 anni più uno, la prima volta in vita mia che abbiamo fatto. 6 anni di contratto. Sì, perché più di 5 non puoi scrivere. 5 più 1 sì, però. 5 più 1 non si poteva scrivere. Su un altro contratto, no? Capito, Francesco, non 6, 5 più 1. Andiamo? Sì. Perché il suo procuratore era un personaggio, non facciamo nome. Sempre non facciamo nome, come fanno a capire di cosa parli? Ma lo sanno che c'era il procuratore di Bucchi, quindi. Ma chi lo sa? Chi era il procuratore di Bucchi? Tanto non è che hai fatto poi un contratto di 5 più 1, non è che ha rubato, era il procuratore di Bucchi. No, il procuratore di Reina può dire tutto. Scusa, il procuratore di Bucchi era tanto adesso ci informiamo. Antonelli? Ci voleva tanto a fare. È stato bravo. Come fai? Ha fatto 6 anni di contratto. Fai pensare, dice, questo non lo dici. Chi lo sa? Perché quello forse ha fatto. Beh, no, allora te lo dico subito. Io penso male dei procuratori. Penso che sia la rovina. Ma lo sai che Federico Pacio potrebbe diventare un procuratore di successo? Spero per lui. No, sta curando anche l'interesse di Pompetti dell'Inter. Stavo qui a Poschetti. Pompetti. Marco Pompetti. No, chi fa la... Federico, cura gli interessi. Chissà se un giorno non diventerà un bravo procuratore. Perché non ti piace? No, a me non mi piace la figura. Era una figura di cui il calcio poteva fare a meno. No, io che sono prima da decenni, un appassionato di calcio, poi un addetto ai lavori,
È una figura che si poteva fare a meno del procuratore, perché per fare i contratti bastava prendere un commercialista o un avvocato, e non vedo il motivo perché questi personaggi però vengono. Ci sono anche procuratori seri, a calcio mercato, sì, in una mano 5, 4, 5, 6, 5 7, più 1. Vabbè, 5 più 1. Che vengono a fare a calcio mercato. Cioè, se tu fai il contratto, no, di un qualsiasi del giocatore X con una società, vai dal presidente di quella società e fai il contratto. Perché vai a fare le trattative invece come fa, per esempio, Raiola, che vende un giocatore? No, non sì, lo vedo perché te, probabilmente te, il ragazzo non è in grado di fare una trattativa, no? Il giocatore che però tanti sarà giovane. Il problema sai qual è, secondo me, dove comincia? Quando poi il procuratore si vuole sostituire alla società certo. O al giocatore. È vero che tante volte può essere di aiuto, ma tante volte è dannoso. Il procuratore. Già che avete nominato Raiola, basta vedere la vicenda Donnarumma. Fa una cosa diversa. Balotelli no. Balotelli, lì è stato devastante. Il procuratore, anche sul giocatore che non vuole trasferire, lo vuole far trasferire perché lui guadagna. Perché la commissione. Sulla commissione. La commissione. Allora, questa è la realtà. Perché se tu parli di Donnarumma, magari Donnarumma sta benissimo al Milan, però è lui che va a bussare le porte del Paris Saint-Germain per vedere se il portiere. Quindi vabbè, però se questo è quello così, che cazzo, Federico. Io però aggiungerei, due volte. Io aggiungerei che il procuratore adesso gestisce non solo i giocatori, ma anche gli allenatori. Esatto. Quello è gravissimo. È un'altra cosa. Perché poi molti allenatori prendono i calciatori della stessa, poi il procuratore. Esatto. Non va bene. Non va bene. Che poi impongono lo scelto. Federico, però tu vai avanti per la tua strada. Ci proviamo. Pompetti sta facendo bene a Milano. Pompetti sta alla Sampdoria. Sampdoria, scusami, sì. È la Sampdoria e fa parte della rosa della prima squadra. Chiaramente è un giovane che deve aver. Non giocherà mai, quindi. Insomma, con l'attuale allenatore non gioca mai. Speriamo, insomma, si allena. Cosa sta facendo la Sampdoria a proposito, Andrea? Sempre 0-0, siamo a metà del secondo tempo. Difesa riccio, attacco a vendaio. No, vabbè, no, dicevo, aspetta insomma, che gli venga data un'opportunità, se gli verrà data. Chiaramente è un giovane, la Sampdoria in questo momento non sta andando bene, quindi. Lui è contento comunque. È contento, è comunque un giocatore ancora dell'Inter. Lui è di proprietà dell'Inter. Come può cambiare la vita di un ragazzo? Ora magari Pompetti lì in una stagione con Eusebio forse avrebbe giocato. Singui disastrosa, diciamo, della Sampdoria, fosse stata un'annata diversa con un allenatore come Di Francesco, che non ci pensa due volte a dare spazio, però dare detto che torni, no, ma anche in un momento particolare. Sì, infatti con Zerbi della Sampdoria e Verani. Sì. Pompetti giocava. Con Ranieri gioca Morandi. Scusami, Federico. No, stavo dicendo chiaramente la scelta anche della Sampdoria è stata fatta in funzione del fatto che c'era l'allenatore che lo conosceva, l'allenatore. Quindi dobbiamo tifare che torni Eusebio, insomma, la Sampdoria, anche se è una situazione molto direttore dice forse meglio. Certo. Con Ranieri. Per il ragazzo, sì. Ma anche per la Sampdoria. Comunque anche Marco c'è parte dei ragazzi del 2000 adesso del Pescara, di Borrelli, Pavone, sono tutti i suoi compagni di squadra, nonché anche Zappa e Bettella. Abbiamo seguito due anni l'Inter Primavera, dove Marco insomma era un titolare inamovibile, erano i suoi compagni di squadra, quindi insomma speriamo che anche Marco riesca. Quindi gli consigli di andare avanti comunque in questa carriera di procuratore, Gianni? Dai, ci sono anche quelli visto seri. Visto che è il figlio di un grande amico, io gli direi di lasciare perdere, di fare un'altra attività. Vai avanti, Federico. Allora, andiamo in pubblicità e poi parleremo di Empoli Pescara. Abbiamo anche qualche dichiarazione di Bucchi, a tra poco. Da giovedì 3 ottobre ritorna lo Svuotatutto Notti d'Oro con sconti fino all'80%. Biancheria grandi marchi, Borbonese, Blue Marine, Liu Zhou, Bellora, Somma, Bossi, Down & Step. Trapunta matrimoniale Blue Marine, 195 euro. Completo letto matrimoniale Liu Zhou, 149 euro. Completo letto matrimoniale Fazzini, 69 euro. Trapunte assortite Disney, 39,90 euro. Trapunta singola Caleffi, 24,50 euro. Asciugamani 1 più 1 Caleffi, 3,90 euro. Vieni a trovarci. Quantitativi limitati. Dati. Notti d'oro, Corso Umberto 271, Montesilvano, telefono 085 44 58 973, da giovedì 3 ottobre. Notti d'oro conviene.
DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Ora 22:15 minuti, Andrea Costantini, novità dai posticipi? Allora, in Serie B siamo al decimo della ripresa, sempre Cosenza 2, Cremonese 0, a un quarto d'ora dalla fine in Serie A Spal Sampdoria 0-0, a un quarto d'ora dalla fine in Serie C Feralpi 3, Triestina 0. A te. Clamoroso. Triestina ha fatto la finale playoff per andare in B, con il Pisa. Contro il Pisa. Dopo ripetersi, vedi quanto è difficile? Allora, prima di parlare della partita di Empoli, abbiamo citato tanti giovani, però non abbiamo parlato di Castrati, questo portiere che sta sostituendo Fiorillo. Bene, molto tutto sommato bene, avevamo qualche timore. No, io non l'ho nascosto, perplessità, che l'ho visto un po' incerto, devo dire, la prima l'esperienza. Sì. Invece, soprattutto sabato, è stato veramente... Lo ha caricato forse il rigore neutralizzato a Castellammare. Da lì ha cominciato la sua carriera, ha cominciato quel rigore a Castellammare, però sabato è stato anche meglio, ha avuto poco da fare, ma le ha fatte bene, voglio dire. Senti Gianni, sai che qui a Pescara, dopo l'infortunio di Tuminello, molti hanno pensato adesso a gennaio si dovrà comprare un attaccante. Visto il rendimento di Borrelli, visto che c'è ancora... alle sue spalle un Brunori, altri due calciatori, o Maniero, ritieni che sia necessario questo sacrificio o no? Per me no, anche perché gli attaccanti no, se no fai una strage, ammazzi due calciatori e in quell'altro caso se ne arriva un altro tre, a meno che non vendi due, ma no, diventa difficile. A gennaio c'è soltanto il mercato degli scambi, poi se cambi devi prendere un fenomeno qua o quasi che non esiste poi. E chi è questo fenomeno? Non c'è.
in presenza. No, ma va bene così. No, ma la certezza che un giocatore possa, scusa, che no, possa andare bene, lo vediamo l'esempio della Cremonese, ma ripeto, chissà quanti ce ne staranno che non mi vengono in mente. Prendi Cerabolo e poi non fa gol. Riccardo dice a meno che non prendi Ibrahimovic. No, non l'ha detto adesso, l'hai detto adesso, Riccardo, ho sentito male. Ma voleva scherzare, no? No, no, lui non scherza. Non scherzo mai. Non scherza mai. Federico, se vuole rientrare in Italia, voi, meglio non toccare nulla in questa squadra, no? Beh, per come sta andando adesso, no? Chiaramente se uno trova un'occasione per migliorare la squadra, ma penso che possa andare bene così come in questo momento. Come, anche negli altri reparti, credo che sia sortita bene. Ma io per l'attaccante, voglio dire, se l'occasione dovesse essere Melchiori lo farei, perché sarebbe comunque un giocatore che conosciamo, che lui conosce la piazza, è sicuramente serio, però non credo adesso si è rilanciato, ha segnato pure a Crotone l'ultima partita, però quello potrebbe essere, te lo dire, magari togli, cioè vendi uno e prendi Melchiori, però è ovvio che non ne puoi tenere quattro in questo momento. La realtà è Borrelli e ci sono Brunori e Maniero che stanno alle sue spalle. Come la valutate questi, questa idea di Totò? A meno sarebbe Melchior fattibile, ma devi togliere due attaccanti e prendi Melchiorri, o ne togli uno e prendi Melchiorri. Ma l'unico problema, tra virgolette, si potrebbe presentare se questi ragazzi che stanno giocando adesso si continuano a confermarsi, a cominciare lo stesso Magin, e arriva una società di Serie A con un'offerta economica sostanziosa, il tifoso dovrebbe capire che il Pescara si regge anche così, ossia il Pescara non è una società che se gli arriva una di Serie A. Però offre... a questo punto forse me le aspettare giugno, altrimenti si rovina tutto il giocattolo. Ho capito, no? Vabbè, ma se togli un giocatore non si rovina, dipende, il giocattolo. Dipende, ho capito, dipende, ma dipende. Infatti ho detto, togli un Mancini, intanto che il giocatore e che offerta ti arriva, perché ti può arrivare l'offerta che prendi il giocatore e te lo lascia fino a giugno, sì, queste esatto, possono essere i movimenti. È ovvio, dico, se certo, togli il Mancini di turno, il Galano di turno, che fanno parte di un meccanismo ormai collaudato, no, si rovina. Lo voglio vedere, però se Mancini continua a giocare così e arriva una società di Serie A che ti offre bei soldini, là ci vuole una forza dopo a dire di no, ma non perché Mancini non continuerebbe a fare bene a Pescara. Ancora dell'operazione Parma, io ho detto, esatto, ho detto, ma ho detto Mancini per dire anche qualcuno dei ragazzi che sta giocando adesso, se da qui fino a gennaio, per i prossimi due mesi, dico Borrelli, l'attaccante che sognano tutti, Borrelli continua ad avere un rendimento buono come ha avuto fino adesso. Borrelli è stato già venduto al Parma anche lui. No, no, scherziamo, No, sì, ho capito, dico che arriva magari che fa pure qualche gol e dopo devi vedere. Sicuramente fa parte un po' della politica di questa società. Fa cambio con l'inglese. A gennaio ogni anno poi viene ridisegnato tutto. Perché... Vende inglese. No, certamente, non, certamente a oggi non è una squadra da rivoluzionare, quello è sicuro. Assolutamente. Empoli-Pescara è una tappa interlocutoria, però dare un po' di continuità in trasferta non sarebbe male. Non sarebbe male. Però è una gara tosta, però penso che sia una gara equilibrata alla portata del Pescara, perché l'Empoli gioca e lascia giocare. Non è... L'ho già affrontato in Coppa Italia e fece bene il Pescara ad Empoli. Quindi... C'è Mancuso sulla strada del Pescara? E io devo essere sincero. Non ti piace? Non mi è mai piaciuto. Però che Pescara fa ha fatto bene, no? Pescara è San Benedetto. No, fa gol. Mancuso fa i gol, c'è anche la canzone. Cioè, Rosario lo dice. Fa gol. Rosario. Gioca poco, però. Mancuso fa i gol. No, fa gol, ma gioca poco. Fa i gol. Negli ultimi tre anni ha fatto gol. A me piace la... Allora, io sono quello che ha preso Simone Inzaghi e non ha preso Pippo. Poi mi diranno del cretino. Certo, se lo dici è giusto anche che ci sia qualche critica. Si autoaccusa, si autoaccusa. Non mi accuso, no, sono convinto di non aver sbagliato. Ma come non hai sbagliato? Perché Pippo prendo sempre è... Simone. Simone sa giocare a calcio, Pippo no. Però fai gol. Non scherziamo, fai gol. Se questi quante volte l'ho sentito, non gioca come la Barzelletti adesso, Lukaku, la palla non la sa stoppare, fa gol. Lukaku è ridicolo. Fa gol. Non è il grande cascatore del mondo del calcio. Il più grande cascatore chi? Ce lo paghiamo per il mondo. Non ho capito il soggetto, chi sarebbe? Pippo Inzaghi.
il più grande cascatore. Voi vi dovete fare vedere da adesso, stiamo facendo discorsi da bar. Vi dovete far visitare da un congresso di veterinari. Discorsi da bar. E poi veterinari. Francesco, c'hai perfettamente ragione. Lui ha fatto 200 gol. Ha fatto gol dove? 200. 100 erano in fuorigioco. Vabbè, no, e ci già ritorniamo e ne ha fatti 100 attaccandosi alla giacchetta dall'altro te l'hanno sì detto. Dai, non scherziamo. Mancuso però per la categoria sì, è un buon attaccante. Certo. E l'Empoli oltre al Benevento può rappresentare la seconda forza, oppure vedi come attualmente la classifica? C'è il Perugia di Oddo che ha vinto una gran partita, il Chievo il Chievo è una buona squadra, ha qualche problema ancora in difesa, prende troppi gol. Insomma, tra il Benevento chi vedi per la promozione diretta? Insieme al Benevento? Diamo il Benevento come favorita. Sì, ma lo è. Il Chievo. Il Chievo per la promozione diretta? Perché il Chievo c'è un attacco forte, sì. non la Cremonese. Federico, tu come seconda squadra oltre al Benevento? Io, a me ha fatto un'ottima impressione il Crotone quando è venuto qui a Pescara a giocare. Adesso, vabbè, a parte le due battute d'arresto che ho avuto nelle ultime settimane, però mi sembra... Tu Totò? Siamo un'ottima squadra. No, io pure, io sono d'accordo con lui, la squadra che mi ha impressionato di più è il Crotone. Che gioca anche meglio. Che gioca bene. Meglio delle altre. Allora, è una squadra che gioca... Non già l'attaccante della Chievo. Sì. No, parliamo Chievo già due attaccanti. Sì, no, come gioco, dicevo, come gioco. Come gioco, sì, Crotone. Come gioco. E anche l'allenatore è molto bravo. Però, voglio dire, siamo anche a novembre, voglio dire, sì. Quindi... Sto guardando la classifica, il Frosinone che sin qui ha arrancato, ed era tra le candidate all'alta classifica. Il Frosinone, leggo bene da lontano, senza occhiare, 14 sta adesso 4, noi parliamo, sta a 3 punti. Parliamo del Pescara, non per, zona, per fare voli pindarici. Il Pescara sta a 3 punti dal Perugia, cioè sì. La B è questa, la sì. B. Punto, sì. E quello che stavo per dire. Aprile, maggio sì, faremo questi discorsi. E se tu fai quei due pareggi che ha detto che se ci potevano stare, sei a un punto, sì, appunto, sei a 18 punti. Qua poi l'attesa ultimamente, da un po' di tempo, da qualche anno a questa parte, ma non solo qui, dovunque, non si parla mai, e ha ragione Zauri quando dice se ci avessero dato quello che tutto sommato ci dovevano dare, forse il Pescara avrebbe qualche punticino in più, qua dei rigori non dati, determinati episodi che sono determinanti, qua sì, capito? Sì. La filosofia, la costruzione, la scelta di quello che poi vai lì, fai una partita 0-0, il rigore non ci dà, tra lo 0-0 e l'1-0, ci sono due punti di più, due punti ti porta a restare in B o andare in Serie A direttamente. Comunque, basta parlare di salvezza. Basta parlare di salvezza qui a Pescara. Vabbè, arriviamo prima a 40. Certo che deve essere il primo obiettivo, però no. È stato chiarito anche il pensiero di Zauri, perché sembrava che Zauri non volesse avere altri obiettivi. Lui ha detto: primo obiettivo, salvezza, poi faremo altri. Mi sembra che sia giusto che un allenatore in una piazza come Pescara, con una squadra rinnovata, con Sebastiano giovani... però invece ha detto: quando sento parlare di salvezza mi viene l'orticaia. Va bene, però pensa che il primo che fa le capriole, se il Pescara fa da qui ai prossimi anni, continua a fare la B e magari con qualche apparizione in Serie A, vuole dire fare capriole la salvezza questa, no, Sebastiani. Poi c'è anche l'andistaminico per l'orticaria, appunto, che ci vuole far passare l'orticaria, si vendono a Parma gli andistaminici. Andiamo a sentire Bucchi, Andrea. Noi abbiamo avuto un periodo veramente complicato, perché noi abbiamo fatto le ultime 5 partite con quella di oggi, abbiamo fatto 3 pareggi e una sconfitta, siamo rimasti in 10 dopo un minuto. E abbiamo sbagliato anche un calcio di rigore, quindi è stata una gara un po' particolare. Da quella partita abbiamo perso un po' di certezze, ma le certezze sono state proprio i giocatori, perché lì abbiamo perso Maglietta per 2 settimane, Lagumina e Moreo per infortunio, Bandinelli per 4 partite, è rientrato oggi, ma ha chiesto il cambio, Antonelli e Gazzolo infortunati, quindi abbiamo perso 7-8 giocatori con la pausa in mezzo. E quindi quando abbiamo ripreso avevamo questo tipo di difficoltà. Siamo stati bravi in alcuni momenti a non cadere, quindi siamo stati bravi a tenere con la Cremonese, abbiamo buttato via 2 punti a Trapani, una partita praticamente vinta, abbiamo ripreso con coraggio, con qualità la gara con lo Spezia, e oggi invece non l'abbiamo interpretata bene da quel punto di vista lì. Questo è un campionato, lo conoscete meglio di me, dove puoi avere tutta la qualità del mondo, ma se non hai la voglia di superare l'altro nel duello, nella cattiveria, nell'agonismo, di batterlo e di voler vincere, e poi non vai da nessuna parte. Quindi in questo stasera il Benevento ci è stato superiore, e per questo dico che la sconfitta è giusta.
Però ripeto, quando manca cattiveria, quando manca agonismo, la responsabilità è dell'allenatore, perché evidentemente non sono riuscito a trasmettergliela, e quindi di questo sono il primo responsabile. Mi dispiace, perché mi conoscete un po' e questa è una caratteristica che a me non manca sicuramente, quindi dobbiamo essere bravi a mettere tutto questo in campo, perché abbiamo delle qualità a cui dobbiamo associare un qualcosa che abbiamo avuto per diverse partite, perché noi fino alla gara col Perugia eravamo una squadra forte di Serie B. E nelle ultime gare qualcosina ci è mancato. Così ieri sera Bucchi a Benevento dopo la sconfitta, partitaccia, diceva bene Francesco, perché ha ragione Bucchi quando parla di atteggiamento, di avere fame, di avere sempre quella grinta, di avere fame e determinate caratteristiche le devi tenere, diciamo, con i titolari e anche con i rincalzi. Anzi, poi chi gioca al posto di un titolare perché è infortunato o squalificato ci dovrebbe, si suppone, mettere qualcosina di più, ed è una partitaccia per la qualità dei giocatori che ha, chiedo conferma a Rosati, e perché è una squadra che può fare risultato e vincere contro chiunque. Poi magari noi ci auguriamo che il Pescara va su e vince 2-1, visto che fa molti gol e li prende, 2-1 va benissimo, però in sede di pensiero di questa trasferta è una delle più difficili. Gianni, d'accordo con l'analisi di Bucchi, sì, anche se non ti piace come allenatore, però. No, no, invece mi è piaciuto quello che ha detto, è stato molto concreto. È un pontiniano lui, però si muove molto in panchina. No, beh, no. No, vabbè, come Conte nessuno, scherziamo. No. Comunque, bisogna dare continuità, perché poi ci sarà la sosta. Vincere Urbano più pagato del dare mondo, seguito alle buone prestazioni potrebbe aprire nuovi spiragli. Scenari, ma io credo che il Pescara, insomma, se la possa giocare tranquillamente con l'Empoli, ha dimostrato di giocarsi alla pari col Benevento, è andato a vincere ad Ascoli quando l'Ascoli nel momento di massimo forza, che era, insomma, detta da tutti come una squadra, una delle squadre migliori. In trasferta, insomma, è andata. Beh, un bel banco di prova. C'era un bel banco di prova, ma il Pescara che si può giocare tutte le sue chance. Ma io credo che l'Empoli, così come maggior ragione la Cremonese, stia pagando anche il fatto di essere partito con i favori del pronostico. Cioè, quando tu all'inizio del campionato dici che la squadra è favorita, è il discorso che facciamo sempre. E quindi, voglio dire, in questo caso il calo credo che c'entri pure allenatore, però se è entrato in questo ordine di idee, che questa era la squadra, una delle più forti, e adesso si ritrova a gestire un'altra situazione, non lo so fino a che punto riesce a riprendere, nonostante la forza indubbia che ha questa squadra. Quindi, per lui potrebbe essere già la partita all'ultima spiaggia. Per cui per me questa è una partita molto delicata, soprattutto per l'Empoli. Riccardo? Difficile. Tanti giovani anche questa volta. Assolutamente sì, io confermerei la squadra che ha fatto bene, non cambierei assolutamente nulla, confermerei tutti gli 11, anche perché hanno avuto modo di riposare, però partita molto difficile. L'Empoli è un bel organico, arriva da un periodo brutto, ha voglia di riscatto, è partita difficile, molto. Hai visto Gianni? Non c'è chi segna Mancusi. Hai visto che clima sereno c'è qui quando il Pescara vince, ti sei trovato a tuo agio? Sì. Perché invece quando perde che succede? Non succede niente lo stesso. Si alza un po' il tono di voce. Di voce. Andrea, non abbiamo il finale ovviamente. No, però siamo in pieno recupero a Ferrara, sempre 0-0 tra Spal e Sampdoria, Cosenza sempre avanti 2-0 sulla Cremonese, qui manca un bel po' di più, siamo alla fine a Salò, Feralpi Triestina 3-0. Sulla gara di sabato, rapidissimamente, quasi certamente mancherà Moreo, ex attaccante del Teramo che Francesco conosce bene, potrebbe rientrare, ci sono buone probabilità per Lagumina, e nel caso Bucchi potrebbe giocare con le due punte, Lagumina o Mancuso, e Mancuso, oppure potrebbe giocare con una punta sola, cioè Mancuso, come ha fatto ad Empoli. A te. Grazie Andrea. Allora Gianni, in bocca al lupo per questa nuova esperienza di Vercelli, quindi ci verrai a trovare a fine campionato, quindi in bocca al lupo. Grazie a te Riccardo, grazie a Totò Leonardis, grazie a Federico. Enrico, sì. Al foto finish, gol della Sampdoria in pieno recupero a Ferrara, Spal 0 Samp 1. Questo non fa piacere allo studio, perché noi speriamo sempre che torni Eusebio, però
Chi ha segnato, Andrea? Vabbè, non lo sappiamo. Stiamo attendendo il marcatore perché intanto non abbiamo in video la partita. O quest'anno, il prossimo anno avrà spazio. Sicuramente sarà autorete. Lui ha interrotto spazio. Caprari. Caprari. In bocca al lupo per... Ha segnato Caprari. Caprari. Appena, Caprari. Appena entrato ha segnato. Grazie a Federico Pace, grazie a te Francesco, ci vedremo nella trasmissione Pro Teramo di domani sera. Grazie a Loris Bennato e a Stefano Recanati, grazie a Andrea Costantini in regia e Maurizio Dagui. Grazie per averci scelto.